Radio Circuito 29 presenta Appuntamento al cinema. Le uscite cinematografiche in collaborazione con il settimanale Reporter. Clicco www.reporter.it per iniziare ufficialmente il weekend grazie a quelle che sono le uscite cinematografiche. Allora do il buongiorno al mio ospite in studio, nonché esperto, ed è Nico Biagianti. Grazie Michele, buongiorno a tutti. Allora, io direi, se sei d'accordo, di passare subito alla prima pellicola. Assolutamente sì, si tratta di Blackman, questo nome è quasi impronunciabile, che poi è un modo per nominare l'oggetto della pellicola, cioè il Ku Klux Klan, 3K, scusate. L'organizzazione razzista americana, che ovviamente ha portato grossi problemi negli Stati Uniti, però è un film che l'affronta in maniera quasi ridicola. È un film del grande regista Spike Lee, ultimamente impegnato in sport non all'altezza della sua fama. Con questo film torna grande, la storia ci porta negli anni 70, negli Stati Uniti sconvolti da mille cambiamenti. Il protagonista Ron è un detective di colore della polizia di Colorado Springs che si infiltra nel Ku Klux Klan e diventa anche un pezzo grosso, diciamo così, si fa strada. Ed è, diciamo così, una modo per prendere in giro con molto sarcasmo il razzismo organizzato. Un film che ha vinto il Grand Prix all'ultimo Festival di Cannes, molto bello, orgoglio black, tanto umorismo e un po' di violenza alla Spike Lee, un film da vedere con gli occhi aperti e il cervello acceso. Perfetto, seconda pellicola. Jeff Charlie, altro gran bel film, anche questo molto dannato al Festival di Cannes, che ho visto come protagonista, un bel film inglese diretto da Rebecca Fortune. Ci racconta la storia di Charlie, un giovane talentuoso calciatore che viene ingaggiato dal Manchester City, va nella grande squadra, felice di vivere il suo sogno, ma il suo vero sogno è, quando è da solo nel suo intimo, di travestirsi da ragazza. Quindi è combattuto dalla vita virile del calciatore, idolo di suo padre, e dalla sua parte intima, la sua vera identità, che invece lo vede come una sensibile ragazza. Un film di coraggio, perché poi lui riuscirà a coniugare la sua vita, un film delicato, commovente, appassionante, che farà vivere da protagonisti questa storia molto, molto intensa, commovente. Un bel film. Terza pellicola. Girl, che è un altro film, perché questa settimana ci sono solo dei bei film al cinema, quindi siete obbligati ad andare a vederli. Questo film Girl è piaciuto molto a critica e pubblico durante i festival europei, è un regista esordiente, tra l'altro sono una pellicola, Lucas Stomp, ispirato a una vicenda reale, racconta la vita di Lara, che è una adolescente appassionata di danza classica, che si trasferisce con la famiglia per frequentare un'importante scuola di danza, che lei ovviamente frequenta al massimo delle sue forze fisiche e mentali, e deve metterci tutta la forza del mondo perché lei in realtà è un lui, cioè è nata uomo, sta vivendo una vita come se fosse una donna. Quindi un altro film che ci interroga sui generi, sulla difficoltà di essere accettati, trovare il proprio posto nel mondo, un film sull'adolescenza, molto bello, molto intenso, appassionante, anche questo ti piacerà sicuramente. Regalandoti un biglietto, cosa vai a vedere? Difficile scelta, però si va a vedere Blackman, che è un film spettacolare, divertente, Spike Lee con nome una garanzia, vi trasporterà negli anni 70 oltre ogni possibile sarcasmo. Perfetto, chi volesse parlare con te di cinema? Volentieri a nico.biagianti@gmail.com. Grazie al nostro Nico Biagianti, grazie per le tue segnalazioni cinematografiche, ti auguro un buon weekend. Ma grazie a te Michele.